straordinaria vitalità fantasiosa, dal passare da Detroit a Casonia, a Bologna, quant'altro, come se parlando, non so, mi passi la battuta, come se parlando di musica pop io passassi da Madonna a Marco Maffè, come se nulla fosse. Quindi mi perdoni, insomma, il paragone. Continuiamo con gli aspetti di carattere politico. Il sindaco, tra le tante sue virtù, ha sicuramente quella del dono della sintesi, che questa sera è particolarmente addirittura declina proprio, ha confermato quello che ho detto, non parlerà proprio, quindi più che sintesi. E quindi lasciamo la parola al vice sindaco Sergio Danna, nonché assessore ai lavori pubblici. A tutti. Parlare dopo l'architettura formato è realmente molto difficile. È un intervento dell'architettura formato, così anche come quello dell'architettura mossa, che io ho molto apprezzato. Anche se ha tolto qualche illusione in ognuno di noi che pensava di trovare delle soluzioni ai tanti problemi che magari si affacciano nella mente di ognuno di noi, ecco, che come politici siamo tenuti a dare delle risposte a quelle che sono le aspettative della città. Io penso che l'architetto formato debba e sia più giusto che molti di questi concetti tirati fuori, queste considerazioni tirate fuori questa sera, debbano essere oggetto di ulteriori discussioni, perché ci ha dato la dimensione di un qualcosa che noi non pensavamo, la conservazione integrata. Lasciando perdere per un attimo Haussmann, che di danni ne ha fatti tantissimo, non solo a Parigi ma anche in altre città europee. Però il problema che secondo me qualcuno si poteva porre nella sala, dice, nel frattempo che noi abbiamo l'edificio di 8 piani unitamente al Palazzo a Corte, beh, una soluzione anche lì bisogna trovarla. Nel momento in cui parliamo di trasformazione urbana è dettato dai tempi lunghi. Io non so se quando ho fatto l'esempio del comune di Bologna si riferiva o meno alla perequazione. No, perché quella va all'esterno, all'epoca no. Quindi non è certamente questo tipo di problema. Però io penso che oggi noi non possiamo parlare di centro storico, se parliamo di centro storico della nostra città è solo perché a maggio 2012 abbiamo adottato il PUC. E quindi di conseguenza quello che era il nostro centro antico è diventato un centro storico, quindi la famosa letterina che prima non aveva. Però il problema lo affronterei in maniera diversa, nel senso che realmente per 30 anni questa nostra città è stata letteralmente devastata, perché non c'è stato mai un processo urbanistico che avesse la logica delle iniziative che man mano venissero avanti. E mi riferisco principalmente agli anni 80. La grande colpa è quella del terremoto, che ha fatto sì che tutti i fabbricati del centro, ecco, del nucleo antico venissero ormai svuotati e si andava in quella che giustamente veniva definita la campagna per fare la famosa villetta a 1 o 2 piani. Il problema non è solo un discorso di abusivismo, perché poi spesso io quando ho visto il video di Federica Fiorentina e Paolo Esposito, onestamente mi sono un po' imbrogliato, però l'ho apprezzato tantissimo, perché poi, e questo lo dico anche ad altre vice presenti in sala, un po' con i capelli leggermente grigi o bianchi, quella è la nostra pagella, quel video, perché poi, ecco, tutte quelle situazioni che abbiamo intravisto e tutte le negatività, non le abbiamo mai, noi dobbiamo smettere di dire le abbiamo ereditate, ma tutti abbiamo partecipato a quello che in 30 anni è successo nella nostra categoria. Quindi quel video ci ha dato la perfetta dimensione di quello che è stato lo scempio continuo perpetrato ai danni di questa città, nel bene e nel male, da tutti quanti, anche chi magari non ha partecipato in primissima persona, ma nessuno si può sentire escluso di questo centro antico ormai alla deriva. Allora, cosa oggi dovremmo indicare come soluzione? Difficile indicare delle soluzioni, perché i grandi urbanisti hanno bisogno di studiare il problema e noi dobbiamo affidarci ai grandi urbanisti, caro dirigente, del quale dobbiamo ringraziare di queste manifestazioni, che non sono solo di interesse, ma sono manifestazioni che realmente noi oggi riusciamo a capire del problema quale soluzione
potremmo individuare e quale tipo di situazione tra le tante possiamo scegliere. E non è semplice, io non vorrei stare nei panni tuoi, te lo dico con molta franchezza. Devi votare tu tutto. Certamente, non vorrei stare nei panni tu che devi comunque portare la serenità a chi in giunta o in consiglio comunale vuole una città, due punti, pulita, perfetta, ordinata, vivibile e normale. Quindi non è che chiediamo molto, è che dobbiamo dare una risposta a tutti questi interrogativi che la città realmente da circa 30 anni aspetta. Io dico, nella tua redazione degli indirizzi hai parlato di ritardi di 30 anni, io vado oltre, e mi riferisco specialmente a quell'orologio tanto caro a Ferdinando Torisi e a tanti altri cattoriani, quello è stato demolito nel 1961 a causa del sisma del 62, se ricordo bene, certo, e da allora non è stato mai più realizzato niente, anzi tra quei famosi barbagari che mantenevano la chiesa, ci siamo inventati addirittura nei negozi commerciali, al quale il comune chiede anche i figli. Quindi ecco, questo tipo di impostazione era la precisa volontà di non dare una mano a questa città e farla morire tra le lamiere e le baracche. Allora dicevo, oggi noi abbiamo due grandi opportunità: il piano urbanistico comunale, che è di grandissima importanza, e siamo anche fortunati ad avere un grande momento, che è quello che è più Europa, di grandissima importanza. Sono due eventi che non vanno sottovalutati, sono due eventi che sono le nostre risorse unitamente alle aree di scienza. E di questo voglio ringraziare tutti i dirigenti, a maggior ragione l'architetto napoletano, il dottore Tedaro per quanto riguarda la programmazione, l'ingegnere Di Paolo per quanto riguarda altri tipi di cose, e non ne voglio pronunciare altri, perché realmente voi in riga sta il grosso anche del Pio Europa, oggi avete una grande responsabilità, e unitamente alla politica questa responsabilità bisogna fare in modo che dia delle certezze e delle soluzioni. Quindi io realmente pregherei all'architetto Formato di fare ancora qualche riunione su quelle che sono le soluzioni da dare a questa città. Io personalmente presumo di non aver individuato realmente quelle che ha in mente l'architetto Formato. Può darsi che l'architetto Formato voglia parlare di società di trasformazione urbana, nemmeno questo, quindi abbiamo bisogno di capire, per capire bisogna... E allora ve lo sorbite un'altra volta. Io me lo voglio... io torno a ripetere, quando ci si siede qui, ecco, siamo venuti con dei progetti di strade, di miglioramenti in alto, poi io penso che in questo particolare momento è più giusto affrontare queste grandi problematiche, quindi realmente spero che quando prima l'architetto Formato ci illustri in maniera concreta, perché il problema dei consiglieri comunali, il problema della gente, e vorrebbe toccare con mano un plastico, alla Brunoia, toccare con mano un plastico di quello che può essere la via Santa Maria di quello che può essere la via Gaul di domani, come così ha fatto l'architetto Moff, che ci ha fatto individuare quel bellissimo ricordo di piazza Santa Croce, come qualcun altro ci ha fatto individuare quel bellissimo ricordo di piazza Benedetto XV e tanti altri tipi di considerazioni. Quindi se riusciamo a dare questo, ognuno facendo la propria parte, e la politica non si vuole sottrarre, anzi, questa politica e questa maggioranza ha portato a casa degli ottimi risultati. E il primo è quello che è il CUC ormai della fase finale, e l'altro è, diciamo che il grosso è stato fatto. Tieni presente. Adesso viene il peggio, se non riusciamo a capire, però teniamo la sensazione, teniamo l'emozione e il sentimento a quello che dovrà essere la città di domani, questa famosa città nuova che tutti quanti hanno spiegato. Io sono fermamente convinto che anche il CUC taglierà il traguardo, come anche il Pio Europa taglierà il traguardo, come tanti altri tipi di considerazioni taglieranno il traguardo. Era questo che sentivo di dire in questo particolare momento. Volutamente non mi voglio addentrare in quello che era un po' il mio intervento di Pio Europa, passa in secondo ordine. Penso che il piatto forte sia questo qua. Grazie.